Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su God of War, chiamata SS-Data God of War Edition. Ora, noi penso dobbiamo andare di là, presumo. Che c'hai? Che ti è preso? Allora, qua. Ah, noi abbiamo. Credo abbiamo fatto rinforzi, tutti i rinforzi e cose che dovevo fare. Ah, che hai, Atreus? Comunque, dobbiamo andare di qua. Non mi ricordo a che punto siamo arrivati nella storia. Comunque me lo ricorderò adesso. Non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Ok. Ok, quindi dobbiamo. Adesso andiamo a Jotunheim. Siamo stati nel mezzomondo, nell'inframondo, nel sottomondo, nel. Ok. Abbiamo una Omega in mano. Quindi. Ok. Jotunheim. Viaggio verso il regno di. Jotunheim. Sì. Ci siamo, Ok. andiamo! E andiamo a Jotunheim allora. Un secondo, aspettate. Non funzionerà. Cosa? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Quali gli stessi occhi? Ho un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Ah. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto, l'ha nascosto da qualche parte, temo. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate, è un azzardo. Ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri. Ok, quindi dobbiamo parlare con Brock e Sidney. E Brock e Sidney. Va bene. Andiamo a parlare con Brock e Sidney. Avanti. Qua, giusto? Ok. Avanti. Brock, Cindy, ci ha parlato un po' con voi. Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Oh. Mi dispiace. In effetti Odino mi chiese. Oh! Voleva che ricostruissi. Me lo fece vedere e io. Rifiutai. Scusate, perdonatemi. Non è stato molto utile. No. Beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto. Ah. Siccome non si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi butterati, anch'io rifiutai. Ma so che venne costruito lo stesso. Ah. Che statua era? È quella di Thor, quella nel lago con gli attributi in mostra. Ah. La statua mangiata dal serpente. Mi dispiace. Sì. Ora va meglio. Sì. E E come facciamo a guardare dentro al serpente? lo facciamo? Oh Né questo vomita. Niente, c'ha. Niente, parlare Andiamo a sta vedere che cosa. cosa ne pensa il serpente del mondo. Ok. Bene, ragazzi, non so cosa ci riservi il futuro, ma ora è il momento giusto per preparare al meglio l'equipaggiamento. Se dovete fare qualcosa, fatelo adesso. Io ve lo consiglio. Ehi, Brock, dai un'occhiata a questo. Attento! No? Oh, niente. Che cos'hai? Dai, vediamo un po'. Potenziamento lame del caos. Allora, e potenziamo? Dov'è? Aspetta. No, potenzia. Potenzia lame del caos. Posso potenziarle? Sì. Allora le potenzio. Sì. Ok. E le abbiamo potenziate. Ora. Aumenta il potere runico addirittura. Quindi io direi non possiamo. Cosa? Perché compra, che posso comprare? Risorse. Che risorse posso comprare? Fiamma del caos, non posso comprarlo. Pezzo d'acciaio di Sylvanheim, Wanagain, Frana, Wanazem.
Vabbè, sentite, ho capito. Ci becchiamo la prossima volta. Ok. Ci becchiamo la prossima volta. Va bene. Allora. Andiamo a parlare col serpente. Andiamo a parlare col serpente del mondo. No, corriamo. Corriamo. E questo? Qua che altra cosa dobbiamo fare? Ok. E andiamo su. Pronti. Va bene. Ok. Fatti una strombazzata. Salve. Io serpente barbuto. Tosta tu in smutto tu fa. La statua è scomparsa. Lui pensa che sia ancora nel suo stomaco. Ha aperto le fauci perché entriate dentro la bocca per dare un'occhiata. Davvero? Comunque, neanche lui ne è così entusiasta. Ok. Quindi dobbiamo andare. Dobbiamo andare, ok. Va bene. Ma lo facciamo davvero? Ci faremo inghiottire dal serpente? Puoi non venire. Io non me lo perdo di sicuro. Contento tu, va bene. Adesso dobbiamo andare. Dobbiamo andare, nice call. Di qua, ok, di qua. No. Di qua. Penso che devo andare di qua, giusto? Non me lo ricordo. Serpente, dove cazzo è? Qua non si può andare. Perché non si può andare? Non è questa la strada? Ok, mi sto perdendo un attimo. Fermi tutti. Ok. Allora. Perché mi dice che è lì? Oh, no, scusate, io devo un attimo capire la situazione. Qua siamo scesi. Ok, e ci siamo. Allora. Fatemi capire. Ok, no. Atreus, seguimi. Scusa, mi sono distratto. Va bene. Ti sei distratto in che cosa? Comunque, ok, allora. A me sta benissimo se ci allontaniamo dalla bocca del serpente. Cosa ci allontaniamo? No, io non voglio allontanarmi. Dove dobbiamo andare? Alla bocca del serpente. Vabbè, io non... Allora, scusate, qua c'è un attimo labirintite. Allora. La bocca del serpente di là. Ok. Allora. Ah, ok. Va bene, io avevo sbagliato lato prima. Perfetto. E allora... Ok. Basta che non ci mastichi. Sicuro che sia una buona idea? No. No, non puoi essere sicuro, ma quello dobbiamo fare. Miei, sono stato in tanti luoghi strani, ma questo non scherza. Sì, neanch'io sono mai stato nella pancia di un gigante. E tu? Non di uno che non mi sfugge. Ok. Sì. Ci siamo.
mangiato, giusto? Dove minchia, ok, ventre della bestia. Sognavo spesso di essere mangiato. Dei sogni non bisogna. Non ho paura, mi ha solo fatto ricordare come mi sentivo quando ero bambino. Ok, ma che ci sono delle rocce dentro la pancia di vabbè, non mi aspettavo mai di essere dentro la pancia di un serpente gigante. Tipo così. Permetto, che. Ah, l'odore è migliore di quanto pensassi. Ricorda la birra all'erica che fermenta. È piacevole. Va bene! Bevi birre di merda, tu te lo posso dire? Vedo qualcosa laggiù. Ah! Qui l'acqua sembra che bruci. È acqua, non è vero? Sì. Più o meno. Sì, l'acqua penso siano anche i suoi succhi gastrici, probabilmente. Possiamo attraccare qui. Dove? Ecco il martello. Io spero che non ci siano combattimenti da fare qui dentro. Bene. Ottimo. Sì. Vedo qualcosa là. Là dove? Ok. Saliamo. Ok. Ah, si va di qua. Saliamo di lì. Se fosse più vicina. Dove stracazzo dovrei andare? Così, per curiosità. Forse giù? No. Allora, ritorniamo là. Però indica lì. Ok, c'è un mondo dentro la pancia di un serpente gigante. Oh, io vado. Non ce la faremo. Ecco. Io non riesco a capire. Allora. Ok, c'è qualcos'altro? No, perché là non ci si arriva. Non ce la faremo, dice. Che cazzo. Allora, c'è qualcosa? Di là. Di là dove, Atreus? Atreus? Di là dove? Il fatto è che qua ci sono cose per recuperare energia mi fa temere male. Non vedo altre strade. Non vedo altre strade. Vabbè, ok. Vuol dire che questo è. E allora va bene. Sali su. Non possiamo andare dall'altra parte. Sali su. Qua non c'è. Perché poi non è che ci sono altre strade, altre vie. Niente, non c'è niente. E vabbè, forse di qua. Poi ti va di là. E non poi arriviamo alla piattaforma. Cosa? Allora. Aspetta. Io non riesco a capire. Non riesco a capire. Allora, fatemi capire un attimo, silenzio. Vabbè. Scendiamo giù e eh.
Ah. C'è qualcosa che devo spaccare prima? C'è qualcosa di là. Io capivo che c'è qualcosa dopo, ma non... Era l'unica cosa che mi dà è quel... Ah, aspetta un attimo. Palle. Beh, bella mira che c'ho, porca miseria, ho capito. Via. Vai. Se possa prima di aggiungere. Ah. Oh, ora forse ci siamo. Vabbè. Dai, uno. E una, due. Di là. Se fosse più vicina. Ma scusa, non è abbastanza vicina? Io sono scemo, ho capito. Ho capito. Dai. Non mi... Deve essere forza come appunto che dice lui. Ah, va bene. Porca miseria. O sei tanto grand'uomo, ma porca miseria, a mezzo centimetro più un tic sa bene. Vabbè. Vai. Oh. Ma mi vai a fare in culo. Che mira. Vai. Oh. Io non capisco perché. Adesso. Ah, è stato provato dalla buona, no? Dico. Non ce la faremo. Va bene. Posso dire che sta parte non è fatta benissimo, perché c'è... Non lo so, cioè, non è fatta molto bene. Cioè, io l'avevo portato un po' di tolleranza, cazzo. Io l'avevo un attimo... Vabbè, io non ho capito. Non ho capito. Perché? Ho capito che c'è da quella piattaforma. Devo tenerla lì, ok? Ho capito. Ecco. Adesso ti stai... Levati. Adesso dovrebbe stare buona lì, giusto? Oh. Boom. E la piattaforma. Mimir, dove avrà messo il tuo occhio, Dino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio. Certo, in effetti, se potesse vedere te lo direbbe. Lo saprebbe. Poi, tracchete. Va bene. Allora, saliamo su. Ok. Tu? Sei uno scrigno. Dentro il quale ci trovo l'occhio. Sì, è un occhio. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Piano, dai, piano. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. Sì.
Oh, e torna alla sala del viaggio di Tyr, però io. Già che ci sono, scusa, tranche te, mi prendo anche quello che c'è qua. Ora possiamo decifrare le rune di Nidhogg. Codice E c'è Nilfheim anche una luna del completato. viaggio. Ora puoi leggere la lingua di Guardi. Nilheim. Adesso poi c'era Nilfheim, sala di viaggio tra i regni. Non mi interessa. Ok, ora. Adesso. Nave? Come va, Mimir? Beh, non posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Ok. Andiamo verso Jotunheim. Ora nessuno ci fermerà. Cacchio. Hai mai sentito l'espressione sfidare la sorte? Già. In effetti non c'ha torto. La testa. Olè. Signore. Quindi come usciamo? Segnaliamo. Tenetevi. Che succede? Signor Sepp. È stato piuttosto terrificante che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungandr. No, qualcosa non va. Signor Serpente. Signor Serpente. Che gli succede? Non va bene. Sì. Meno male, è finita. Non lo so. L'hanno colpito. Cos'è? Sbrighiamoci. Non posso che concordare. Signor Serpente. Signor Serpente. Noi avremmo finito. La barca si muove. Sto per ho preso. Signor Serpente. Non vedo niente! Che serpente! Più piano! Aia! Ragazzo! Ragazzo! Sto bene! Mi ci sto quasi abituando. Signor Serpente? Che gli è successo? Siamo stati noi. Spero di no. No. Qualcos'altro. Il gigante è morto. Perché il serpente ci ha lasciati qui? Guarda. Cosa? Salve! Freya, possiamo fidarci di lei, Sì! giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? E che ne sono? Speravamo lo sapessi E tu. che sei lontana da casa? Sto cercando mio figlio. Grazie a voi. Vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? Perché sappiamo che è tuo figlio. È successo qualcosa?